Buon sabato a tutti, ben arrivati a questo nuovo episodio di Unnecessary Pixels. Buon sabato, buon sabato, buon sabato. Come state, carissimi? Io non ho dell'acqua fresca e con questa temperatura vado a prendere dell'acqua fresca. Arrivo subito. Eccomi. Ah, armato di acqua fresca, sono più pronto. Buongiorno Landone, buongiorno Paolo, Mauro Twitch, buongiorno chat, buongiorno a tutti. Accaldato, ma bene, Landone, tutto a posto. E tu come vai? Come te la passi? In questo agosto che è iniziato un mese fa. Tutto bene, oh, meno male. Buon sabato, Vilit. Un saluto veloce prima di pranzo. Probabilmente dopo, con settembre, dopo la pausa agostina, che non so ancora quando sarà, che sicuramente la settimana dopo Ferragosto sono in giro e quindi non ci saranno live. Non so se settimana prossima ci sarà live, non ci sarà, non ho ancora deciso niente. Tutto a sorpresa. Tutto a sorpresa. Cos'è che volevo dire? Ah, il sabato può darsi che spostiamo di nuovo avanti di un'ora l'orario della live. Torniamo alle 13 anziché alle 12. Adesso vediamo. Spero di non sconvolgervi troppo la vita. Sicuramente. Dunque. Allora, la settimana prossima ci sono le live tranquilli, sereni come sempre. Quella dopo è ancora in dubbio, quella dal 15 al 21 è ancora in dubbio. Dal 22, la settimana del 22, le live invece settimanali saltano. Perché sono via. E quindi può darsi che ci sia quella di sabato 27. Ma 23, 24, 25 non ci sono sicuramente le live. Poi mi devo ricordarmi anche di scrivere i mods. Allora, oggi giochiamo un gioco che si chiama Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise, che è il 2 di una saga del quale noi non abbiamo giocato l'1. Bravo, enigmista. Del quale noi non abbiamo giocato l'1. Ma il 2 è sia prequel che sequel dell'1, quindi non sai quando cazzo giocarlo sto 2. Ve lo dico prima, non si sa quando lo giochi il 2 perché è sia prima che dopo. E quindi non lo so. Esiste anche l'1 su Steam che è uscito nel 2013 e questo 2 credo che sia una versione, cioè un import da console di un gioco più vecchio di così, cioè, beh, giochi metà, poi giochi il primo, poi giochi questo, esatto, non sai bene, funziona così. Quindi adesso, da quello che ci dice la pagina di Steam, è un open world survival horror videogame, non ne so una benemerita quel calè, e adesso clicco play now. Ha una grafica molto PS2, secondo me, forse PS3, ma non saprei dire se è PS3. Però non ho cliccato Play Now, forse. Ok, adesso l'ho cliccato. Buongiorno enigmista, come stai? Datemi 5 minuti, ci sono, va bene. Deadly Premonition mi pare fosse PS2, il 2 mica ricordo, esatto, Vilit. Neanch'io. Ho letto una roba tipo che Sega ha dichiarato che il 50% del suo fatturato di quest'anno sono i giochi PC. C'è qualcuno in Giappone che ha detto, interessante.
interessante il mercato PC. Allora, innanzitutto funziona il controller, che è una cosa ottima. No, c'ha l'impostazione a PlayStation. Ah, cancel. Fire Punch Y, no. Fire Punch Red Trigger. Per forza. Dash sul mouse o su A? Perché io non vorrei... Dannazione, io quello che non vorrei, proprio quello che non vorrei, è l'ok sulla B. Lo schema PlayStation. Menu X. Vabbè, stiamo così e ce lo teniamo, giusto? E difatti farò cancel una volta su due, forse su tre. Music. Music, abbassi la music. Lingua italiano, c'è anche l'italiano, incredibile. Va bene, perché è abituato allo schema controlli Xbox e PC, avere lo schema controlli PlayStation è terribile. No, Vilit, da robe tipo Resident Evil, quella roba lì. Però è un bel numero, Ricordatevi che più mercato c'è per i giochi PC giapponesi, più giochi giapponesi ci localizzano su Steam e noi ci piace. Giusto? Allora, siete pronti? Vado. Un albero. In questo gioco ci sono gli alberi e le foglie rosse sangue. Non fa ben sperare, ma è un survival horror, in effetti. Cosa mi aspetto? L'ho detto perché gli vogliamo bene, gli vogliamo molto bene, non vediamo l'ora di scrivere il sequel. Dicembre 2018, 16:50. Le Carré, una città alla periferia di New Orleans. Va bene. Foto di una bambola gonfiabile, evidentemente, dal texture che ha. Una mano. Delle ginocchia. Una vaniglia. Una console di comando a bassa risoluzione. Ah bene, la signora è fatta a pezzi e messa nel ghiaccio. Molto bene. In verticale, tipo monolito di 2001 di Odissea nello spazio. Ma un po' più creepy. Adesso facciamo una bella scultura. No, è FBI, la stiamo liberando, va bene. Quindi l'FBI ha trovato una donna fatta a pezzi, 88 ore dopo. Massachusetts, periferia di Boston, Tombsville. God damn it. Cazzo, che brutto modo di iniziare il nuovo anno. In questo pasto non arriverò a Pasqua. Agente Jones, fa silenzio. Siamo in servizio. Silenzio, ma dove va?
Ti ricordi cosa hai fatto? Io non posso girare, posso solo andare avanti. Ora sarei in mezzo nudo a Lavana se non fossi arrivata tu. Ad arrostirmi sotto il sole, a spassarmela con le ragazze in bikini. Con un mojito in una mano e la pizza e i frutti di mare nell'altra. Signore, forse le ho salvato la vita. È l'onore dell'investigatore capo regionale. Oh, yeah. How could I forget? A special order to rob me of my well-deserved vacation. You want pizza? Ok, vuoi della pizza? Te la compro io. Find that junk anywhere. Whoa! Hey! Ma hold on. Simon Jones. What did you just say? Pizza is not junk. Sono d'accordo con Simon Jones. Pizza is a sacred food. Ci calma, Jones. Meno. God himself. Meno, meno. Apologize right now. This is sheer blasphemy. Apologize to who? Pizza or God? Ha ha! You think you're so clever. Per quanto vanno avanti a fare tutto questo dialogo? Like a decent person, you would. Ma la pizza a colazione? I only cut my finger because I couldn't find a left-handed can opener at the hotel. Lei è mancina, attenzione. Amateur mistake. Oh really? Well, if you want me to get into gear, then just feed me some pizza, okay? We must act unfaithful. Vabbè, noi dobbiamo diventare traditori, commettere infedeltà, sacrificare di continuare i nostri ideali da un periodo della vita all'altro. Non passiamo senza provocare queste pene del tradimento, senza soffrire noi stessi. Cosa sta citando? Nietzsche. Ever since the moment you got here, it's been nothing. Lei cita Nietzsche, va bene? The worst enemy you can meet will always be yourself. Per quanto andranno avanti con questo chiacchiericcio? I prefer pizza to philosophy. Want me to dial the number for you? Come on, Agent Jones. It's time to get serious. Your 4.5 years are hard. I quattro anni e mezzo di lavoro stanno per dare i loro frutti. All you're focused on is this nonsense? Pizza isn't nonsense. Cioè, ore e ore di doppiatori che hanno registrato. Mother, my lips are sealed. Happy now? Ore e ore di dialoghi inutili registrati da queste persone. A proposito di pizza e Nietzsche. Agent Jones. No, dai, me non è così PS2 l'estetica. And no red, remember? Il rosso è vietato. E certo, eravate fuori a parlare di pizza e Nietzsche. Voi avete mai sentito, idioti. Dai. Per ora posso dire che è più curato di quel che mi aspettavo. Buongiorno, signore. Signore, si fa una cannetta. In accappatoio. You have questions for us. Avete delle domande da farci. That's why you're here. Per questo che siete qui, vero? Francis Zach Morgan. Buongiorno. Per ora posso solo andare avanti e interagire con le cose contro cui mi manda. All water.
Mr. Morgan, before we question, signor Morgan, prima di cominciare, le illustro i suoi diritti. Tutto ciò che dirà potrà essere usato contro di lei in tribunale. Se ne ricordi sempre. Ci darebbe il permesso di fare delle riprese? Elijah Davis. Non preoccuparti, mia fata. Sono liberi di fare ciò che vogliono. Something wrong, Mr. Morgan? Signor Morgan, tutto bene? I'm FBI Special Agent Aaliyah Davis. Aaliyah Davis. Simon Jones. Lo conosce. An analyst from the Boston branch. Un analista della divisione di Boston. He's been monitoring. Ci sta tenendo d'occhio ormai da anni. Salve. Hi. Simon Jones, ecco qua. Seriously. A Southern Belle and a una ragazza carina del sud e un perdente solitario e imbronciato. Quite the uncanny. Che insolita coppia. Sareste perfetti come protagonisti di un videogioco. For the latest video game. Isn't that right, my fairy? Non è forse così, mia fata? How many years? Quanti anni sono passati dall'ultima volta che qualcuno è venuto a parlarci? Oh, but ah, però don't ask, non chiedete nulla della mia fata. That's a private matter. È una faccenda privata. It's hard to tell what he's è difficile capire cosa stia pensando, ma non mi lascerò ingannare. Ok. If he's hiding, se ha qualcosa da nascondere, il suo volto lo tradirà. La pizza con l'ananas, non si dicono certe cose in mia presenza, ma manco in mia, vai tranquillo, solo che sto tizio mi sembra meritare una tale blasfemia. Ore e ore di loro sulla passione della pizza di sto tizio, esattamente. Ciao Lilium, ben arrivata. Ha uno stile molto alla Telltale Games come grafica. Meno cartunoso di un gioco Telltale. Telltale sono più cartunosi, secondo me. Erba fumata da Zack. Impassibilità di Zack. Riconoscimenti appesi. Guardi i riconoscimenti appesi. Lettere di apprezzamento dal governatore e dal ministro di giustizia. Sono ricoperte di polvere e sembra che lui non gli dia alcuna importanza. B. Indaga. Lei ha risolto molti casi complessi nel corso della sua carriera, utilizzando il suo peculiare modus operandi. È riuscito abilmente a decifrare casi che sembravano irrisolvibili. Secondo i nostri registri, dopo essere entrato nell'FBI nel 2002, ha velocemente risolto due casi di sequestri collegati al cartello della droga. Nel 2003 ha risolto il caso dello scorticatore dei sobborghi di Pittsburgh. Nel 2004 il caso dell'emulatore di Jeffrey Dahmer a Milwaukee. E nello stesso anno il caso del collezionista di esseri umani imbalsamati a St. Louis. Allora, signorina, nella sua realtà pericoli ovunque proprio. Buon pomeriggio, Clyde Radcliffe. Successivamente, nel 2005, per pura coincidenza, ha risolto l'omicidio di Liz Clarkson mentre era in vacanza. Ha continuato a risolvere molti altri casi dopo questo, tutti apparentemente inesplicabili. Lui è l'equivalente della signora in giallo di questo universo. Ha davvero risolto tutti questi casi da solo? Non risulta che lei abbia usato un grande team investigativo o abbia mai collaborato con qualcun altro. Come ha potuto portare a termine un'impresa così monumentale senza alcun aiuto? È stato soltanto grazie al nostro abile partner. Partner. I registri dell'FBI non mostrano riferimenti ad alcun partner. Vuole dire che ha lavorato con un partner non ufficiale o un collaboratore esterno? Il nostro partner
è il nostro partner. Noi abbiamo sempre lavorato assieme. Ok, quindi prima ipotesi: lui vede rosso e switcha personalità. Buon appetito, Virit. Oltretutto, dolcezza, stai dimenticando un particolare molto importante. Dopo il caso di St. Louis, sulla strada del ritorno ci siamo fermati a una tavola calda e abbiamo catturato Thelma e Louise, due ricercate fuggitive. Visore. Mentre prosegui nel gioco potrai trovare utili indizi tramite l'utilizzo del visore. Premi a lungo LB, usa il visore. Usare il visore consuma la concentrazione. Usalo nelle giuste circostanze. Ok, uno è segnato in... Allora, devo tenerlo premuto. Se lo mollo finisce la concentrazione. La concentrazione è in alto a sinistra e non mi sembra si riempia col tempo. In passività di Zack vedo un segno giallo, mentre l'altro non lo vedo. Francis Zack Morgan era un agente speciale dell'FBI, un agente eccezionale, o almeno questo è ciò che mi è stato detto. Un agente forse fin troppo bravo. Questo odore non mi sorprende, ma potrebbe essere un problema se in tribunale considerassero la sua testimonianza inattendibile. Non avrò più la possibilità di parlare con lui faccia a faccia. Devo farlo smettere di fumare quella roba almeno per un po'. Allora, Francis Zack Morgan era un... Ok. Ah no, ho sbagliato a cliccare. Hey, Belle. Allora, dolcezza. Why are you dressed so che ci fai vestita come un gentiluomo? What are you talking about? Di che state parlando? Quell'accessorio nero e pesante che è intorno al collo. That's a male. È una cravatta da uomo. The color black. Il colore nero rappresenta la sicurezza e la fiducia in se stessi. And your decision to wear a male tie symbolizes. Indossare una cravatta da uomo è una chiara espressione del tuo voler combattere la società patriarcale. Cellulare però. Non è il momento, lo sai. Ah, va bene. Or perhaps. O forse. Indica una barriera psicologica usata per dissimulare le proprie debolezze celate nel profondo. Ammiriamo il tuo coraggio. Pensavo che avesse smesso con la profilazione. Bullseye, fatto centro, La tua personalità è facile da leggere. In order to think with society. Tutti quelli che opinano con la pubblica opinione si sono infatti bendati gli occhi e turate le orecchie. Non mi giudichi dall'apparenza. Lei dovrebbe essere un agente eccezionale, ma non mi sembra abbia avere un buon occhio con la gente. Oppure ha fumato così tanto da bruciare tutte le sue cellule grigie. Ok, Aaliyah, that's enough. Ok, Aaliyah, non esagerare. She's smart, but è molto intelligente, ma si comporta come se avesse il ciclo tutti i giorni. Che brutto dialogo, Simon Jones. Agent Jones. Agente Jones. Sei un sessista. Almeno glielo dice. So, dimmi, dolcezza. Does that barrier of yours also protect? Questo muro difensivo ti protegge anche dai cattivoni? Ma i criminali violenti. Vabbè.
He's more dangerous than I più thought. Pericoloso di quanto pensassi. La sua espressione è indecifrabile. Non mi resta che affrontarlo in maniera diretta con le mie domande. Innanzitutto cercherò di scuoterlo usando la documentazione sul tavolo. Un'elegante scacchiera antica. Sembra che abbia interrotto la partita a metà. Ma chi stava giocando contro di lui? Sguardo vacuo di Zack. Un tumore maligno al quarto stadio. Come si comporta l'essere umano quando sa che la morte è proprio dietro l'angolo? E cosa succede se quella persona è anche un sociopatico ad alta funzionalità? Allora lei mi ha detto, parliamo di prima dei fogli. Questa documentazione è di un caso verificatosi nel 2005 nella periferia di New Orleans. Francis Zack Moran si occupò delle indagini. E ora è qui, seduto di fronte a me. Ricorda la serie di omicidi avvenuti nella città di Le Carré in Louisiana nel 2005? Noi abbiamo risolto quel caso. Questo è ciò che ha scritto nel suo rapporto. Si è imbattuto in un grave incidente avvenuto nella città in cui casualmente si trovava in vacanza. Ha poi deciso di rubare il controllo delle investigazioni, privando la polizia locale della propria autorità. Dopo una serie di altri omicidi è riuscito a identificare il colpevole. Sì. Yes. Sì. Yes. Sì, è proprio così che è andata. Yes, that's exactly what happened. Effettivamente abbiamo rubato il controllo delle indagini, proprio come dici tu. Just as you said. Tutto ciò è cominciato con il ritrovamento del corpo senza vita di una sedicenne. È arrivato alle Carré subito dopo il ritrovamento, vero? Non riusciamo proprio a stare lontani dai corpi senza vita delle giovani fanciulle. Si era davvero recato in città solo per una vacanza? Chissà. Noi non lo sappiamo. Se hai il rapporto del caso, ti suggeriamo di leggerlo, dolcezza. A ogni modo, questa faccenda è chiusa. Chiusa? Ne è proprio sicuro. Poi il caso è chiuso, non la faccenda. Non mancano forse dei pezzi fondamentali per completare il puzzle? Come on. Su, via, arriva pure al punto, dolcezza. Cosa c'era di triangolare sul tavolo che la polvere non c'è andata sopra? Il corpo di Lisa Clarkston è stato ritrovato. Era nascosto nei magazzini refrigerati della Clarkston Food Delivery Services. Dopo 14 anni è stato effettivamente trovato il cadavere della prima vittima. Capisci cosa significa? È per questo che siamo qui. Ciao Gwenfar, buon sabato. Ciao Gwenfar, buon sabato. Grazie, buon sabato a lei e a tanti. Gwen Farino. La prima vittima del caso da lui risolto, Liz Clarkson. Questa foto mostra il suo aspetto attuale, come reagirà alla sua vista. Foto di Lisa nel ghiaccio. Il corpo scomparso 14 anni fa è stato ritrovato congelato nel ghiaccio. È una sorta di messaggio della vittima per noi. Tra l'altro non posso più parlargli della scacchiera, quindi vai in ordine, sono bivi queste cose. Io gli parlo di una roba o dell'altra. Siamo molto contenti che alla fine il corpo sia stato trovato. Dal profondo del cuore. Lei dice che la faccenda è oramai chiusa, ma adesso è stato ritrovato il corpo. Non è curioso di saperne di più? A prescindere dal ritrovamento del corpo, abbiamo già risolto questo caso. Il corpo di Liz non può cambiare nulla. E di certo non ha nulla a che vedere con noi. Credo che il corpo sia stato conservato lì. Era in uno stato troppo innaturale per poter parlare di abbandono. È stato ritrovato in uno stato di ibernazione.
Therefore, she looks exactly e per questo il suo aspetto è esattamente lo stesso di quando è scomparso. In fact, l'ottima conservazione permetterà di identificare causa della morte e arma del delitto senza problemi. Well, beh, good for you. Buon per voi. Even la cosa più assurda è la sua incredibile bellezza. At first glance, a prima vista è davvero difficile pensare che sia la vittima di un omicidio. She looks more like a piece sembra un'opera d'arte, una figura mitologica uscita fuori da un quadro. This keeps getting better. Quello si fa sempre più avvincente. Better and better? Avvincente? Isn't that right, non è forse così, mia fata? Un cadavere dalla bellezza di una dea. Sounds just like sembra proprio la nostra storia. Yes. Yes. That went okay. È andata bene, adesso sono sicura che Morgan nasconda qualcosa. Forse continuando a scavare nella documentazione riuscirò a ottenere quello che voglio. Lui mi segna le piste non inutili, quindi. Si starà domandando perché abbiamo tirato fuori questa vecchia documentazione. Niente succede per caso. Appena il corpo di Liz Clarkson è stato ritrovato, abbiamo fatto del nostro meglio per aprire delle indagini sul posto. Ma non c'era molto su cui investigare a causa dei danni causati dall'uragano. Immagino abbiate interrogato tutti coloro che quel tempo lavoravano nei magazzini refrigerati, giusto? Certamente. Abbiamo interrogato tutti gli impiegati della CFDS che lavoravano nei magazzini refrigerati e il proprietario. Ma non abbiamo ancora ottenuto alcuna testimonianza chiave. Si tratta pur sempre di una faccenda vecchia di 14 anni. Per non parlare del pessimo tempismo, la maggior parte degli impiegati era in vacanza. E così avete abbandonato le indagini e siete venuti a parlare con noi. Ricordi cosa successe, mia fata? I magazzini refrigerati, quell'uomo. Che insensatezza, quanto dolore. Buongiorno, MacRage. Lurcavo in attesa del pranzo, ma esco dall'ombra per chiedere un po' di concentrazione. L'hai recuperata o sbaglio? Ci guardo, ne usate due e tre. Ne usate tre. Adesso vediamo. Ehi, sta forse parlando di... Perché dei cartoni del latte legati col nastro adesivo dalle sue spalle? Quell'uomo che controllava la cella di cui è stato trovato il corpo di Liz. Dimmi scusa, cosa c'è lì in mezzo? Mi sembra che siano messi a mo' di scatola, dentro ci sia nascosto qualcosa. Sì, è un perimetro. Ha iniziato a lavorare lì nel 2005. Ricordi Alia, quello con cui era molto difficile avere a che fare. Large man, yes. L'uomo era grosso, giusto? Non è necessario rispondere se non vuoi. Sono certo che si trova già sotto sorveglianza. Questo è il protocollo dell'FBI. No, ci mancano sempre tre tacche. Ah, un po' sì, l'abbiamo recuperato, hai ragione. Non una tacca, ma un pochino l'abbiamo recuperato. Al tempo questo rapporto venne approvato dal suo superiore Robert Abrams, attuale direttore della filiale di Boston. Secondo il direttore Abrams, le indagini di Morgan si basano su un approccio peculiare, non ammettono interventi esterni. Beh, direttore, guardi fin dove ci ha portato questo approccio. Non c'era nessun altro con cui avreste dovuto parlare prima di venire a trovarci? Ad esempio, non siamo riusciti a incontrare Patricia Clarkson. Sembra sorpreso, pensavo ne fosse già al corrente. Dopotutto, la scorsa settimana lei è andata in Louisiana. Supponiamo che in quell'occasione vi siate incontrati.
We haven't been to Louisiana. Non siamo andati in Louisiana. Not at 14 neanche una volta years. Negli ultimi 14 anni. Is that so? Davvero? We've been right here. Siamo stati tutto il tempo chiusi in questo appartamento. That man e quest'uomo ne è testimone. Aren't you Simon? Non è così, Simon? He's right. E come dice lui? He didn't even take persino la notte di Natale non ha messo piede fuori di casa. Which means that I didn't a causa sua anche io sono rimasto incastrato qui tutta la sera. Are you positive about è proprio that? Sicuro che sia così? I took the liberty mi sono preso la libertà di controllare i registri di alcune compagnie aeree. Last Friday, venerdì scorso, un certo Billy Bishop ha preso un volo di prima mattina da Boston. This is the questo è lo pseudonimo che lei utilizzava quando era ancora in servizio, vero? È solo una coincidenza. Yet that's not all. Non è solo questo. That evening on the quella stessa day, sera, a man with a large qualcuno con una grossa cicatrice sul viso ha acquistato una Cadillac dell'89 in un'officina di auto usata alle Carré. Sembrava che quel qualcuno abbia chiesto una vecchia auto grande e robusta. Il venditore ha detto di ricordarsene bene perché è stata una richiesta bizzarra. Il mondo è pieno di stranezze. E cose del genere accadono sempre nei momenti più impensabili. Ad ogni modo, una Cadillac identica a quella è stata portata il giorno dopo in una fabbrica di rottami di Trenton. Trenton, nel New Jersey. Quel tipo di macchina si trova ovunque. Non è forse così, mia fata? Morgan ha ragione, c'è un motivo dietro ogni cosa. Everything happens for a reason. Even this messy anche questa stanza disordinata deve esserci una ragione per cui è così, soprattutto per quanto riguarda quei punti stranamente puliti. Devo assolutamente saperne di più. Allora, spazio pulito e ordinato. La stanza è molto disordinata, ma alcuni punti sono perfettamente puliti. Sarà un caso? No, nulla è un caso quando si tratta di lui. DVDs are all ci sono DVD ovunque. Che DVD sono? Rathman, Jasmine. Riconosci qualcosa, enigmista? Quel film giallo è quello con Jodie Foster? Sono film reali? Non mi sembrerebbe così dai titoli delle copertine. Dice l'inmista. Credo di no. Anch'io credo di no. So che vive segregato in questo posto, ma sembrano davvero troppi per una persona sola. E non avete mai visto casa mia, signora? Inoltre, non ho mai sentito il nome di nessuno di questi film prima d'ora. Interessante. Mr. Morgan. Signor Morgan. Ho notato che in questa stanza solo alcuni punti sono stranamente puliti. Ha previsto che saremmo arrivati e ha messo a posto qualcosa? Quelli sono santuari. Ce n'è uno anche sul tavolo in alto a sinistra. Si vede più o meno in controluce. Sono sempre esistiti. Santuari. That's right. Esatto, luoghi sacri. Rifugi per anime pure, diciamo. C'era qualcosa prima in questi spazi? Qualcosa che non voleva vedessimo? L'anima è ancora lì. Non abbiamo toccato nulla. Ma sappiamo che voi non riuscite a vedere nulla. Hey Simon, non toccare il santuario. Sorry. Mi scusi. Mi ero assentato e non ho sentito la domanda. Una grande collezione. Mi spiace che siano abbandonati a terra. Forse i nerd appassionati non valgono come persone normali.
Sì, però se ti sconvolgi per una trentina di DVD stai facendo male il tuo lavoro, in effetti. Quello è un santuario. Non provare mai più a toccarlo. Ci sei stato appiccicato per 4 anni e mezzo e non hai capito neanche questo. Chiedo scusa. Dopotutto è la mia prima volta che entro qui dentro. Guadagni molto più di quello che ti meriti. Cosa diavolo facevi in quella Suburban nera ogni giorno? Pensavamo che l'intercettazione fosse il tuo punto forte. Non dirmelo, facevi cruciverba. Mia fata, cosa ne pensi? 4 anni e mezzo, tutto questo tempo e cosa ha concluso? Cruciverba, niente affatto. Da Sudoku. Pensavo lo avesse capito. Sono più tipo da Sudoku. Agent Jones. Agente Jones. Oh, right. Ho capito. E cos'altro c'è sul divano di fianco all'agente Jones? Delle flebo? Sì, probabilmente sono le flebo per il trattamento del cancro. Jones, lei è un idiota. Simon, mi deludi. Come ha fatto ad entrare lì per la prima volta in Natale? No, in Natale era nel furgone. Ah, a tenerlo su. Lui faceva la sorveglianza. Dici che era in sorveglianza nel furgone, non sì, in casa. No. Ha preso completamente il controllo della conversazione. Così non andiamo da nessuna parte. Bisogna spingerlo a parlare. Contenuto della borsa di Simon. Agente Jones. La borsa non è poi così grande. Quanto tempo ancora ci vuole? Non sarà mica piena di volantini di pizzeria o qualcosa di simile? Agente Jones non è proprio affidabilissimo. Agente Jones, hai trovato la documentazione? Ti sei persa all'inizio, Guenther, e qui discutevano. Lei parlava di Nietzsche e lui parlava di pizza. Documenti sul caso Greenvale. Agente incaricato Francis Z. Morgan. Mr. Morgan. Signor Morgan, do you recognize questa documentazione files? Le è familiare? Wow. Ha toccato il santuario. We told you. Gli avevo detto che è un santuario. Lo lasci subito. La violenza contro un agente è oltraggio alla giustizia. Te l'abbiamo detto, te l'abbiamo detto. È un santuario. Ecco il rosso. Gli ha anche detto che non si può parlare del rosso qua dentro. Mr. Morgan? Signor Morgan? Mi sono tagliato il dito con una apriscatola stamattina. Pensavo di aver fermato il sangue, invece sta ancora uscendo. Come ho potuto essere così stupida, signora? Adesso dovrebbe essere tutto a posto. Mi dispiace essere stata così disattenta. Ho letto con cura la documentazione e sono a conoscenza del suo problema. Il colore rosso, che insolita fobia. La prego di accettare le mie più sincere scuse. Mi spiace, Morgan. Non so neanche io a cosa ho pensato. Ma non è che hai pensato, sei caduto, ti sei appoggiato. Non toccherò mai più un santuario. Ed eviterò il colore rosso. Non lo toccare. Touch one. Mai più. I told them not to. Why would they do that? Make them go away. Sanctuaries. Falli andare via. Don't touch. Glielo stay detto. Away. No. Bene, ora possiamo tornare al discorso di prima. Bene, ora possiamo tornare al discorso di prima. Don't worry. I won't let them touch me again. I'll keep them away from us. Strangely enough, quest'uomo ha la fobia del colore rosso, una paura insolita. E sono certa che questa fobia sia connessa al caso Greenvale. Un
un trita documenti, uno spazio pulito e ordinato. Qui c'è un altro spazio vuoto. Che significato ha per lui la parola santuario, rifugi per anime pure? Poco dopo aver iniziato a sorvegliarlo, all'agente Jones è stato ordinato di controllare la spazzatura di Morgan, ma non ha trovato niente. Morgan ha usato questo macchinario per tagliuzzare tutto, dalla posta alla ricevuta del supermercato. Ha addirittura buttato fuori la spazzatura dividendola in parti più piccole. Ok. Io insisterei sullo spazio pulito e ordinato, posso dirlo? Sono curioso. Potrebbe dirmi esattamente che significa la parola santuario per lei? I santuari sono santuari. Niente di più, niente di meno. Questo non spiega niente. Perché desideri saperlo? Sono solo curiosa. Dolcezza. Sei molto più sgarbata di quanto sembrassi inizialmente. Non sei d'accordo con me, mia fata? Cosa hanno a che fare i nostri santuari con le indagini? Se hai terminato le domande, perché non te ne torni a casa? Mi dispiace se mi intrometto. Che c'è, Simon? Speriamo che tu abbia una vera domanda da porci. Beh, in verità anch'io ho una piccola curiosità. Nessuno dovrebbe toccare un santuario. No, è quello che abbiamo detto. Ma per quanto riguarda te, neanche tu puoi toccarli. Esistono delle attenuanti. Dove vuoi arrivare? Cioè, dubito che questo possa avere grande importanza, ma se nessuno può sfiorare i santuari, allora come fai a pulirli? Strano, ma vero, Simon ha fatto una domanda furba. Assolutamente. La documentazione sul caso di pluriomicidio che ha sconvolto lo stato di Wisconsin nel 2010. Dicevi, fare? C'è del rosso in giro in questa stanza, però non vale molto sta paura del rosso. C'è del rosso in giro. McKay già ha notato, uno dei tasti del trito documenti è rosso. C'è la cera lacca di una lettera che è rossa. C'è un quaderno rosso nascosto. Ah, vedi. Ma chi, cioè, non so se sia un caso di errore di design o se invece la paura del rosso è finta, onestamente. Credo che sia voluto che ci sia del rosso. Ci sono dei segni rossi ovunque, anche sopra quel trito documenti. Noi come il caso di Greenvale. È strano dover consultare la documentazione di un caso di cui ho sentito parlare in TV. Vedi, il tasto è rosso, là sopra... Beh, il tasto è rosino, eh. Sopra il computer mi sembra ci sia un quaderno rosso là nascosto sotto la pila. Sembrerebbe. Chiediamo il caso Greenway. Mr. Morgan? Signor Morgan, vorrei fare delle domande su questo caso. Noi non vogliamo ricordare quella città. Questo purtroppo non si può evitare. Ne ho sentito parlare al telegiornale quando ero una studentessa. La liceale Anna Graham venne uccisa e l'FBI prese il controllo delle indagini. La prova trovata all'interno della sua gola lo ha fatto diventare un caso di interesse nazionale. È tutto corretto? Dopo questo caso lei ha preso un permesso per malattia di 2 anni. Inoltre, quando è rientrato, ha chiesto di essere assegnato a un lavoro di scrivania. Cos'è accaduto? È una faccenda privata. Non ti riguarda, dolcezza. Ha subito un trauma? È una cosa normale per agenti produttivi come lei. Tuttavia, sento che c'è qualche altra ragione. Ad esempio, aveva portato a termine dei preparativi. Dove cerchi di arrivare? Tutto ciò che hai meditato diviene sospetto. Nel caso di Greenvale, non crede che ci sia qualcosa di simile al caso di Le Carré? Leggi il rapporto. Noi non abbiamo niente da dire. Devo solo insistere un altro po'. Mi serve solo un'altra cosa che rievochi il passato. Allora, orologio sulla spazzatura. Un altro pezzo di antiquariato. Colleziona cartoni del latte, ma tratta antichità di valore come robaccia. Cosa gli passa per la testa? Un barattolo di miele con un favo all'interno. Nulla di così insolito, ma mi dà una strana sensazione.
Qui continua a segnarmi i casi. La roba attorno la ignora abbastanza. Vabbè, andiamo avanti. Mr. Morgan, signor Morgan, guardi questa. Cosa abbiamo appena detto? Non vogliamo ricordare Greenvale. No, questa foto non è di Greenvale. Guardi meglio. Ex agente speciale Francis Zack Morgan. Questa foto risale a prima del caso di Greenvale. È del caso delle Carrette, di cui era capo nel 2005. Rosso. L'albero rosso. L'albero rosso. Sì. Un albero rosso. Greenvale non è il primo luogo in cui ha visto uno di questi alberi. Il caso di Greenvale e il caso di omicidio di Liz Clarkson. Questi due casi sono collegati dagli alberi rossi. O mi sbaglio? Alberi rossi, alberi rossi. Risponda. Cosa sono questi alberi? Alberi rossi, alberi rossi. Voglio sapere la verità. Mi dica tutto quello che sa. Gli alberi rossi. Hai fatto bene le tue ricerche. Brava, dolcezza. Sei brava. Sei davvero brava. Pronto a parlare adesso? Voglio sapere cosa è successo alle Carrette nel 2005. E va bene. Fine. Te lo diremo. We'll tell you. We'll tell you what. Diremo cosa è avvenuto in quella città. Yes. Sì. It was. È stato l'albero rosso. Quell'albero mi ha rovinato la vita. It was. Fu un afoso giorno d'estate, sotto il sole cocente del sud, così caldo da sembrare il respiro del diavolo. Tutto cominciò in quell'estate soffocante. Allora avevamo ancora con noi il nostro migliore amico, l'altro me stesso, la mia parte migliore. Come si diceva, personalità multipla, chiaramente. Ciao Codino! È più interessante di quel che pensavo questo Deadly Premonition 2. Salutiamo tutti la monetizzazione. Ciao monetizzazione. Anche oggi se ne va. Always a voice, a cry in the darkness, an echo of pain that's been long forgotten, but it haunts me, my destiny to be alone. There's a time when you see the deep south. Life for what it's gotta be. Culo. Che PS2 è un gioco che l'uno era PS2, il 2 non lo so, l'originale. No, avevo letto Nintendo. Un misto tra la sigla di James Bond e quella di Mad Men. Prima di questo stacco rock. Nintendo Switch e PC. Era di che anno è? 2020. 2020, va bene. Questa la remaster del 2022. Sì, è come persona, fatta con la grafica ancora vecchia. Però mi è sembrato un approccio molto originale per il momento. Zack.
Zack. Zack. Questo è Francis York Morgan. Non Francis Zack Morgan. Cioè, quello con cui abbiamo parlato prima era Francis Zack Morgan. Sì. Quindi la personalità normale è York, la personalità fuori di testa è Zack. Rispondi. Infatti noi adesso siamo Zack, cioè York non sta parlando a noi. There you are, Zack. Eccoti, Zack. Sleeping stavi again? Dormendo ancora? Well, rise beh, and shine. Sorgi, è il momento di piombare di nuovo nel caos. Beh, ho tagliato un dialogo per sbaglio. Non ho detto niente, ho detto vero Zack. Che vista. Cacchio. Super Gwen. 2005, estate. Le Carré, Louisiana. Uccellino. Aragosta a colazione. Zack, it looks like she wants Zack, pare che voglia unirsi a noi per colazione. Perhaps this town's finally forse questa città sta finalmente iniziando ad apprezzarci. Che faccia. Francis York Morgan. Look at that, Zack. Guarda, Zack ci sta accogliendo a braccia aperte. She's even willing to è persino disposta a condividere con noi quel boccone gustoso. Che onore. Sbrigati a mangiare, signor FBI. A meno che non ti piace il cibo stantio. Che posto fantastico. Da quando sono giunto qui mi sento al settimo cielo. Il nome di questa splendida città, Le Carré, sembra sia francese. Pensi che abbia un significato? Il quadrato? Io sono il cuoco, mi chiamo David. Se cerchi informazioni sulla città, chiedi al concierge. Perdere tempo a parlare di cose non inerenti alla cucina è una roba da cuoco dilettante. David Jawara, cuoco. Did you hear that, Zack? Hai sentito, Zack? Abbiamo di fronte un vero professionista. You say something, Mr. Hai detto qualcosa, signor FBI? No, not to you. No, non a te, sto parlando con Zack. Zack? Zack? Please don't ask ti prego, non chiedermi di Zack, è una faccenda privata. If you say so, lo dici tu. Never thought the FBI non mi sarei mai aspettato di vedere arrivare l'FBI qui, in questo posto sperduto. I do work for the FBI, in effetti appartengo all'FBI, ma non sono qui per un'indagine. Mi sono fermato qui per caso mentre mi dirigevo verso New Orleans. Never thought there'd be è incredibile che si sia verificato un omicidio in questa città. Per di più hanno fatto fuori ragazzi 16 anni. Lasciatelo dire, questo paese sta andando in malora. Farei notare dietro le asce e i fucili. Zack di sicuro un professionista, ma sembra si senta anche un po' solo. Va bene così, le contraddizioni esistono ovunque. Cioè, guardate al dietro, asce e fucili. Pare che l'assassino abbia usato un'ascia. Diavolo, che scelta di altri tempi, disse lui con un'ascia alle spalle. Senti, David, se non è un problema, vorrei farti qualche domanda sull'incidente accaduto in città. Beh, spara, ma non è a me che dovresti chiedere, signor FBI. So solo quello che ho sentito dire, ma se ti basta questo ti dirò quello che posso. Ti ringrazio, lo apprezzo molto. Allora, cominciamo a chiedere alla vittima.
You said the victim was. Hai detto che la vittima è una ragazzina di 16 anni, la conoscevi bene? Certo, direi che la conoscevano bene tutti in città. Cosa intendi? Si tratta di Liz Clarkson, la più piccola della famiglia Clarkson. La famiglia Clarkson? Sì, esatto. Venendo qui avrei visto l'insegna, no? Quella che troneggia sopra una grossa area di magazzini refrigerati. C'era il simbolo di una libellula. Quello è lo stemma della famiglia Clarkson. Quasi tutti i terreni della zona sono loro, dalle piantagioni di canna da zucchero agli impianti di industria alimentare. Comunque sia, qui tutto quanto è sotto il loro controllo. Persino la torre idrica in periferia è di loro proprietà. Questa città è stata costruita dai Clarkson e ancora adesso sono loro a comandare. Parlami di la famiglia Clarkson. Non fraintendere quello che dico, ma voglio essere diretto, è meglio non averci a che fare. Non si tratta di una banda qualunque, sono tutt'altra cosa. Gente con un grosso potere, discendenti di colore che un tempo hanno dato forma agli Stati Uniti. Soprattutto il capofamiglia, PJ Clarkson, è un vero mostro, di quelli in grado di divorare qualunque altro mostro. E adesso che gli hanno ucciso la nipote, deve essere davvero incazzato. Non pensare di poter ficcanasare in giro col tuo destino scintillante come se fossi un posto qualunque. Qui le cose vanno diversamente. Se tendi a fermarti un po' da queste parti, è meglio che te lo ricordi. Capisco, lo terrò a mente. La polizia locale sta indagando sul caso? Su via, signor FBI, tu che ne pensi? Te l'ho detto, questa non è una grande città, siamo in un posto sperduto. Certo, sanno come placare le risse e impedire alla gente incazzata di ammazzare qualcuno. Ti prendono da parte, ti parlano col cuore in mano per farti ragionare. E se non funziona ti prendono una calcia in culo. Insomma, qui siamo nel profondo sud, ma questo omicidio è un'altra storia. È stata uccisa una ragazzina, in uno di quei modi grotteschi che si vedono in televisione. Al dipartimento dello sceriffo non hanno mai visto nulla di simile. Live and let die. Agente 007, vivi e lascia morire. Angel Heart, ascensore per l'inferno. E poi il rapporto Pelican, giusto? Sono i titoli a cui penserebbero 9 persone su 10 parlando di film ambientati a New Orleans. Sono tutti film splendidi, ma ritengo manchino di realismo. Per via del mio lavoro sono portato a pensare molto a cosa è reale e cosa non lo è. Qual è il punto? Il bacio della pantera. Mamma mia, il film classico horror degli anni. Di che anni è il bacio della pantera, enigmista? I grandi classici dell'horror. Mai sentito. Ah, McRae, mai sentito. Pensavo enigmista, dicevo, no, dai, è un grande classico. È un cult il bacio della pantera. Buongiorno, Matt Gall. Il primo era 1942. Me lo ricordo, il bianco e nero. That's my point. Sto parlando del bacio della pantera. 1982, del 1882 per la regia di Paul Schrader. Quindi non quello originale, ma il remake. Signor Francis York Morgan. Eh no, però mi deve citare gli originali. Non mi può citare i remake. La migliore interpretazione della più grande musa degli anni Ottanta, Anastasia Kinski. Ma l'elemento più essenziale di questo film è il suo realismo. Pantere che hanno assunto fattezze umane tornano pantere avendo un rapporto sessuale con un essere umano. Soltanto divorando il loro partner potranno tornare umane. Sono rimasto sbalordito dal realismo assoluto di questo scenario. Capisci? È proprio iperrealismo. Dopo averlo visto, volevo toccare con mano il mondo del bacio della pantera. E questa è la ragione per cui ho deciso di visitare New Orleans. Ok? C'era un altro aspetto cruciale quando si parla del bacio della pantera. Parlo dell'interpretazione di Malcolm McDowell. Proprio Malcolm McDowell di quel capolavoro che è Tuono Blu. Ascoltami bene, David. Tuono Blu. Qual è Tuono Blu, enigmista? Perché a me, dicendo Tuono Blu, viene in mente un film con l'elicottero? Pantere che diventano umane e l'emblema di realismo. Certo, signore, certo. Credo che sia come citare La cosa venuta da un altro mondo e La cosa. Il secondo alla fine è un remake, ma una struttura sua pregia difetti diversi. Non lo so, bisognerebbe vederli entrambi e confrontarli. Tuono Blu capolavoro? Dice Codino.
iperrealismo, eh. Tuono blu, perché io mi ricordo c'è lo chef che non lo manda a cagare solo perché deve ancora pagare il conto, esatto, Margol. O forse perché sarà al ristorante dell'albergo, quindi dorme anche lì. Sì, era un film di reduci del Vietnam che guidavano elicotteri, ma era quello che aveva l'elicottero sperimentale, che non mi ricordo cosa faceva, giusto, nella polizia di Los Angeles. Tuono blu, non era quello che aveva l'elicottero sperimentale? Che era un elicottero stealth, forse? Sì, esatto. Qui siamo nell'epoca Disney Marvel. Quello ormai è realistico, immagino. Hai ragione, McCray. Vedi che mi ricordo Tuono blu. Solo un dilettante considererebbe Arancia Meccanica il suo capolavoro. I suoi capolavori sono Tuono blu e Il bacio della pantera, senza dubbio. È una verità che devi sempre ricordare. Come ti pare, signor FBI? Ma alla fine, qual era il punto? Lascia perdere, non ti preoccupare. Ho detto quel che c'era di importante da dire. Va bene, era così. Anche io non ricordo esattamente cosa faceva, ma era un elicottero sperimentale. Tuono blu era il nome dell'elicottero. Sì, me lo ricordo. L'elicottero con la mitragliatrice controllata con il casco. È vero, Codino, è vero, è vero, è vero. Vabbè, ricordi di infanzia, Tuono blu. Hai mai sentito parlare tu di Tuono blu? No. No. When you say it was like un omicidio grottesco come quelli che si vedono in televisione, cos'è successo esattamente? Ehi, signor FBI, cos'è quella faccia entusiasta? Sembra un ragazzino che chiede alla nonna di leggergli una favola. Diciamo che è un debole per gli omicidi grotteschi di giovani fanciulle. Che curioso zombie. Non l'ho vista di persona, ma pare che i suoi resti fossero sparsi sotto un ponte che passa sopra il bayou. Inoltre sotto al ponte c'era una sorta di altare. Un altare? Un altare estremamente inquietante. Sembrava destinato a un rito di magia nera. Si tratta di voodoo? Nah. Un altare tipo triangolare, secondo voi? Niente di simile, solo un altare inquietante. Questo è tutto? Pare che il corpo fosse stato fatto a pezzi e i pezzi erano sparsi sull'altare. Insomma, è stata sacrificata. Questo è ciò che ha testimoniato il tipo che ha trovato il cadavere. Abbiamo fatto 100, Zack. Sembra proprio il tipo di caso che fa per noi. Comunque sia, non ho trovato nessuna vettura dell'FBI nel parcheggio. Come sei arrivato in questa campagna sperduta? Non mi direi che ci sei arrivato camminando. È un'ottima domanda. David, il mio caro cuoco, hai un ottimo spirito di osservazione. In effetti, la mia vettura non è nel parcheggio dell'albergo. Riesci a capire perché? Proprio no. Perché è stata rubata. Cosa? Ma tu sei dell'FBI, giusto? Anche una vettura dell'FBI può essere rubata. Ad esempio, quando parcheggi in strada per andare a cercare informazioni, quando stai mangiando, quando stai guardando un film, mentre dormi la notte, quando vai al supermercato a comprare le sigarette, la tua macchina può essere rubata ovunque. Ecco cosa significa essere un agente dell'FBI. Nel mio caso è stata rubata mentre mi dirigevo qui. Non hai bisogno di preoccuparti, ho sporto denuncia alla polizia locale. E poi ho già ottenuto un differente mezzo di trasporto. Un differente mezzo di trasporto? Vuoi saperne di più? Non esattamente, ma se proprio vuoi dirmelo ti ascolto. Te ne prego. Dopo aver finito un lavoro a Houston mi sono diretto a New Orleans in aereo e quindi ho preso un auto a noleggio all'aeroporto. Quando viaggio verso la costa ovest prendo sempre una decappottabile, in particolare in California. Tuttavia ora sono nella appiccicosa e calda Louisiana. Ho preso un'auto ibrida con un condizionatore all'ultimo grido. Un'auto ibrida? Sì, davvero spettacolare. Sono veicoli che vanno totalmente oltre l'idea convenzionale di auto. Siamo nel 2005 e finalmente sembra di stare nel XXI secolo. Anche se prima manetta sull'acceleratore il motore non produce alcun suono. È silenzioso. La prima volta mi sembrava di stare fermo e che il paesaggio si muovesse attorno a me. Tra qualche anno ci saranno di sicuro tante auto completamente elettriche. E chissà, tra una decina d'anni la Silicon Valley sarà piena di auto elettriche sportive. Mi torna alla mente il mondo di giochi stellari. The Last Starfighter, mamma mia, che citazioni di film semi-oscuri. È stato scelto per combattere contro Krull nell'armata di Kodan. Starfighter, un film che quando è uscito non ha incassato niente al botteghino. È stato fatto uscire per andare dietro la scia di Guerre Stellari. E il botteghino non aveva incassato praticamente niente, era stato un flop, ma poi è diventato un cult film della Starfighter.
Avete mai visto The Last Starfighter? Difatti in Italia l'avevano tradotto Giochi Stellari, perché allora era di un ragazzino che viveva nella periferia, in una periferia sperduta americana, e sognava di andare via da quel posto dove non c'era niente. A un certo punto al bar del paese c'è questo videogioco che è la Starfighter, in cui lui gioca nel tempo libero, e quando alla fine, cioè all'inizio del film, arriva a fare l'high score, di a finire il gioco nella macchinetta al bar, praticamente scopre che quel videogioco al bar era un sistema di reclutamento per piloti di astronavi nello spazio. E quindi arriva un alieno a prenderlo, a portarlo nello spazio, a guidare uno Starfighter. Tutto perfetto, insomma. Perché il coin up era la simulazione dei controlli, quindi tu ti stavi addestrando a guidare poi la vera astronave, il vero caccia. Me lo ricordo vagamente, oddio, non so come e quando, ma l'ho visto, dice Matt Gall. Me lo ricordo vagamente, è un film cult, è uno di quelli che quando sono usciti non se li è cagati nessuno. E invece sono ancora noti, dopo anni e anni esistono ancora nell'immaginario. Che poi diventa l'ultimo perché tutti gli altri crepano alla stazione spaziale, assolutamente sì. Lui rimane l'ultimo contro l'esercito nemico. Per questo è The Last Starfighter. 1984, per la regia di Nick Castle, è famoso per aver introdotto l'uso di computer grafica realistica, ma non è quello l'importante, è vero, c'era la computer grafica. È uno dei primi che aveva una computer grafica realistica per i tempi. Mentre Guerre Stellari faceva ancora tutto con i modellini. Sì. Mi sono rimasto folgorato dall'incredibile design dei veicoli spaziali, che erano brutti, te lo dico, Francis York Morgan. Mi sono trovato a pensare di voler essere io stesso in una di quelle astronavi. In particolare il design delle astronavi da guerra Gunstar era superiore a ogni altro film di fantascienza. Quindi dov'è che la tua auto ibrida è stata rubata? Perdona, mi sono andato fuori tema. Me ne sono accorto dopo aver finito di pranzare quando sono uscito dal ristorante. Era un ristorante alle porte di una piccola cittadina a sud della Interstate 10. Sono riuscito per rimettermi in macchina e la mia auto ibrida non era più lì. Ero sicuro di aver parcheggiato tra un pick-up blu e una siepe, ma dopo che avevo finito di mangiare era improvvisamente sparita. In breve era stata rubata. E al suo posto ho trovato questo. Cosa? Uno skateboard? Esatto, nel tempo di un pasto veloce qualcuno ha rimpiazzato la mia nuova macchina ibrida con un pezzo di legno con quattro ruote. Incredibile, vero? E quindi come sei arrivato fin qui? Ovviamente con questo skateboard, perché la cosa ti sorprende tanto. In effetti all'inizio non riuscivo nemmeno a stare in equilibrio sulla tavola. Ma superati i primi 5 km ho iniziato a prenderci la mano. Dopo 15 km ero diventato persino in grado di effettuare diversi trick. È stato un viaggio di scoperta di me stesso. Non pensavo che in me potesse nascondersi un simile talento. Mi sento un bambino con tutti questi titoli che non conosco. Beh, però stai scoprendo dei film classici da recuperare, McRage. Per poi sentirmi vecchio quando, essendoci in un gioco il personaggio di Sadako di The Ring, mi chiedono così una VHS. È così, è in una fase di mezzo che sei giovane in certi casi e vecchi in altri. Anche quest'anno l'estate sarà calda, pare supereremo i 35 gradi. Comunque è carino che citi tutti dei film che sono dei B-movie, ma sono anche dei classici. Fai attenzione a non prendere un colpo di caldo. Il caso dell'omicidio di Liz Clarkson ha bisogno di noi. Non lo pensi anche tu, Zack? Il bacio della pantera ci ha condotto fino a New Orleans. Dobbiamo ringraziare Malcolm McDowell. Una volta tornati, guardiamo di nuovo Tuono Blu. E poi, se aspetti qualche anno, puoi mandargli anche una mail. No, 2005. No, puoi mandargli anche adesso una mail. Non vedo l'ora, anche tu, Zack. Zack. Questa luce ardente, questi odori. Siamo davvero nel profondo sud. Figurazione meravigliosa, sei il miglior cuoco al mondo, ma non hai ancora mangiato. Ehi, signor FBI, non hai mangiato nulla. Mi piace che fanno dei commenti logici. Posso dirlo che l'altro gli ha detto, ma non hai mangiato nulla.
The tea was to die for. Il tè era davvero delizioso. Avevo avuto solo il tè. Holographics Finn, grazie per il follow, benvenuto o benvenuta su Unnecessary Pixels. Mi sto facendo quello della cinematografica, per questo stiamo cercando di capire cosa è successo nel passato, siamo in un flashback. Ma la prossima volta preferirei un caffè, così il mattino senza un buon caffè. Sta dedicando un sacco di tempo a costruire i personaggi. Lo trovate pesante? Troppo per voi? Però è tutto sufficientemente interessante da non darmi fastidio. Inizia le indagini. Torna alla stanza di... Non ho letto. Torna alla stanza di York e verifica le informazioni raccolte sull'indagine. Destinazione stanza di York. Oh, ho una telecamera, che bello. Posso camminare in direzioni a mia scelta. Che bello. Allora, quanto sei open world gioco? Abbiamo 300 punti vita e 100 di energia. C'è una crostata gigante che solo gli americani possono fare crostate così, ve lo dico. Super gigante. Abbiamo una zuppa di pesce a colazione. Due tipi diversi di zuppa di pesce. Se giochessi da solo, forse. Parlando con qualcuno o qui in live non lo sento pesante. Per me sì, trovo verboso e davvero poco interessante da voler seguire tutta questa marea di dialoghi. Damante della sintesi studiando il protagonista, ma comunque ci sta. Un pollo. Delle bistecche, delle salsicce. Una pizza gigante e un po' spessa. Questo non so cosa possa essere nella fantasia di New Orleans e zone limitrofe. Allora, voglio curiosare un po', prima di andare a fare la trama. Allora, poi scopriamo una cosa importante. Tutorial. Nella stanza rossa potrei accedere a diario per controllare informazioni sulle missioni, inventare e gettare oggetti, la mappa del carrello, impostazioni, titolo, album, guida, dati personali, relazioni con telegrammi e relazioni. Qui non salvo? Non si salva? Inventario... Diario, statistiche, per ora c'è solo questo. Ah, le animazioni della Resident Evil per caricare i livelli. La nostra stanza è la 203. Ristorante L'Ananas. Facciamo un giro per esplorare, vero? Ah, stavo dicendo... No, ok, non si può. Volevo capire se si poteva salvare. Compra. Ho $600. Recupera molto la concentrazione, pochissima concentrazione. Ok, le bibite recuperano la concentrazione, come nella vita vera. Posso dare dei cazzotti? Ok, ho trovato la corsa. Questo è uno specchio. È uno specchio con riflesso, amici. Game of the Year. Scritto in italiano, ananas? Evidentemente sì. Cos'è quella notifica in alto a destra? Credo sia la missione. Qua non si può ancora scendere, va bene. Qua c'è gente che si fa gli affari suoi, le persone si spostano anche addirittura.
proprio la tecnologia all'avanguardia, mamma mia. Ok, abbiamo fatto il cosplay dell'agente dell'FBI. Saint Rouge. Saint Rouge. Abbiamo girato tutti gli Stati Uniti inseguendola. Tuttavia, ho la sensazione che stiamo finalmente per trovare qualcosa. Lo pensi anche tu, vero Zack? Credo che sarebbe bene procurarsi presto una nuova borsa. Sì, lo so, questa è piena di ricordi, ma non ne ha passate davvero troppe. Questo buco proviene da una sparatoria a Tucson. Questa macchina invece viene da Miami. Fu un caso davvero interessante. Il colpevole Billy va tagliato a metà il suo stesso torso. Serve molta volontà per riuscire in un'impresa del genere, anche con l'aiuto di droghe. Ero così colpito che ho finito per poggiare la borsa sul pavimento. Pavimento che era ricoperto del suo sangue. I know, Zach, I know. Sì, Zach, lo so, non è il momento di farsi prendere dai sentimentalismi. Saint Rouge. Una droga sempre più diffusa nel sud degli Stati Uniti. Ritengo che la Louisiana sia il suo luogo d'origine e anche l'omicidio di Liz Clarkson deve essere collegato a questa faccenda. La ragazza di 16 anni che è stata assassinata. Il corpo è stato trovato sotto un ponte che passa vicino al bayou, insieme a una sorta di strano altare. Il potente uomo che controlla l'intera città di Le Carré, P.J. Clarkson, pare sia molto più pericoloso di un normale criminale. Non possiamo aspettarci che collabori docilmente con le forze dell'ordine, Zack. Diagramma aggiornato. Sai, continuo a pensare al film che abbiamo visto al cinema venendo qui. The Island, regia di Michael Bay, 2005. DiCaprio. È raro che un film da grande distribuzione abbia un valore artistico così elevato. Ha uno scenario davvero sperimentale con un intenso dramma umano. Si può definire fantascienza artistica. Quel regista potrebbe aver cambiato la storia del cinema come arte. Capisci cosa intendo? Ha creato un prodotto che segna la storia quanto Star Wars o Blade Runner. Siamo a un punto di svolta, Zack. Potresti aver assistito alla nascita di qualcosa che cambierà il corso della storia del cinema. Questo film potrebbe portare alla nascita di un nuovo genere cinematografico tra qualche anno. Il genere dei film in stile The Island. I The Island-like. Suona davvero bene, non trovi, Zack? Sì, ma non puoi dire The Island, regia di Michael Bay, chi parla così, 2005, chi parla così nella vita, è un cinefilo. No, è quello con McGregor e la Johansson. Ciao JGJ, buonasera. Allora. Chi altro che ha bussato la porta? Qua c'è un telefono. Salva. Oh, il telefono salva. Usa il telefono per salvare i tuoi progressi di gioco. C'è un telefono in ogni edificio, mentre altri sono sparsi in giro per la città. Abbiamo salvato. Che stanza d'albergo, mamma mia. Una stanzona, rasati! Ma non la barba. Ho un po' di stubble. Non è cambiato niente. Fai la doccia. Momento hot. Per via del nostro lavoro siamo stati in alberghi in giro per tutti gli Stati Uniti. Ma Zack, sai cos'è che odio di più in questo stile di vita? La presenza della doccia. La doccia è stata inventata per permettere alle persone di lavarsi rapidamente con grandi quantità d'acqua, no? Eppure nel nostro paese ci sono tanti alberghi le cui docce hanno una pressione terribilmente bassa. È uno scandalo e continuerò a lamentarmene ogni volta che ne avrò l'occasione, credimi.
Niente momento hot. Armadio. Sono davvero soddisfatto delle decorazioni e delle dimensioni di questo armadio, Zack. Ha anche una cassetta di sicurezza. Cos'altro si può desiderare? La prova che siamo ancora al sicuro entro i confini del mondo civilizzato. Armadio. Tramite l'armadio puoi cambiare vestiti o lavarli. Se indossi lo stesso abito a lungo si sporcherà. Preserva l'igiene lavando regolarmente i tuoi vestiti sporchi. Ricorda, quando metti a lavare un abito non potrai usarlo prima di un certo periodo di tempo. Completato un agente impeccabile per le sue indagini in perfette condizioni. Abito di stile per uomini dal gusto raffinato, adatto a tempo libero in perfette condizioni. Valigetta. Potrei portare con te solo un certo numero di oggetti, ma potrei usare la valigetta per riporli o prenderli. La valigetta può essere usata solo in luoghi specifici, quindi scegli con cura gli oggetti da portare con te in base alla situazione. Proiettili di gomma, kit di pronto soccorso, latina di coca, sigaretta. Fatto passare il tempo un po' più velocemente. Caramella dolce al gusto raffinato. Biscotto al buco, quanta roba, quanta fuffa. E questo è il corso delle indagini, perfetto. All'inizio si è visto uno di nome Zack, non so se è lo stesso tizio che sono entrato da poco. E lui è York, credo sia l'altra personalità di Zack. Tecnicamente com'è su PC? Su Switch è pessimo. Tipo 15 fps di media nelle aree aperte. Non siamo ancora arrivati a un'area aperta. Allora, vogliamo parlare di questa cosa? Perché abbiamo questo oggetto in camera? Ed è dotta per ora, Vivi. Non posso più chiudere la porta del bagno, va bene. Un elemento di arredo sobrio ed elegante. Sobrio ed elegante. Però la qualità non è... è un po' vuoto come tanti giochi giapponesi, nel senso di proprio gli ambienti che hanno dei vasti spazi centrali e tutto appiccicato ai bordi. Però non mi sta dispiacendo. Allora, diagramma di relazioni, tutorial. Scusi, non volevo uscire da qua. Ok, c'è tutto da fare per collegare le persone in vario modo, perfetto. Va bene. Allora, ne faremo un altro episodio. Mi ha incuriosito abbastanza da farne un secondo episodio. Praticamente voodoo, anche se il sigillo ricorda l'Ars Goetia. Goetia. Lars. Ne facciamo un altro episodio. Magari lo facciamo mercoledì sera al posto di Isaac. Ci diamo una pausa di una settimana da Isaac e vediamo come va avanti. Perché se ingrana bene nel prossimo episodio potremo farlo andare avanti. La trama non è brutta. Parlano tanto, ma secondo me non è sgradevole perché non dicono cose... cioè, dicono cose delle quali poi si può anche parlare. Lars von Trier, esatto. Non mi è dispiaciuto. Magari mercoledì proviamo a farne un altro episodio, vediamo come va avanti l'indagine, vediamo la parte centrale del gameplay, va bene?
Io direi che a questo punto vi ringrazio di essere stati con me questo sabato, vi auguro un buon weekend, noi ci vediamo martedì con Return One Way Trip, torniamo sul nostro treno a vedere come uscirne, mercoledì può darsi che facciamo il secondo episodio di questo, giovedì Super Robot Wars, va bene? Buon fine settimana a tutti, grazie a chi ha passato il sabato con me, grazie per i follow, ciao!